Cari amici, buongiorno. Un video, diciamo, di spiegazione oggi. Vorrei spiegarvi la bacca di vaniglia. Allora, innanzitutto possiamo dire una cosa. La bacca di vaniglia la possiamo trovare al supermercato senza problemi. Ha un costo abbastanza elevato. E chiaramente, purtroppo, essendo una bacca naturale del Madagascar o di Tahiti o di altri posti del mondo dove ci sono le coltivazioni, deve essere portata qua da noi, c'è un lungo viaggio e quindi chiaramente passa in più mani e quindi viene a costare intorno alle 4-5 euro una bacca di vaniglia. Però possiamo trovare un sistema per abbassare il costo. Come facciamo ad abbassare il costo di una bacca di vaniglia? Molto semplice. Allora, la prima cosa che facciamo, abbiamo la vaniglia intera con dentro tutti i semini. Ogni grammo di questi semini, diciamo che aromatizza 10.000 grammi di prodotto. Detto questo, non è che la buttiamo quando abbiamo utilizzato i semini. Ecco perché noi possiamo abbassare il costo di questa bacca. Se noi la riutilizziamo per due o tre volte ancora, riusciamo ad aromatizzare lo stesso. Cosa facciamo? Quando abbiamo usato i semini, questa bacca la sciacquiamo sotto l'acqua e la lasciamo seccare. Dentro in un bicchiere, in qualsiasi ambiente, la lasciamo seccare. Quando questa bacca qua è secca, profuma ancora di vaniglia. Possiamo rimetterla nel nostro latte quando va in ebollizione per fare la crema pasticcera. Anche se non ci sono i semini, c'è sempre dentro la bacca di vaniglia che l'aroma lo rilascia ancora. Chiaramente non la possiamo usare all'infinito perché prima o poi non serve più a nulla. Ma quando l'abbiamo usata due volte, possiamo riutilizzarla ancora. La sciacquiamo di nuovo sotto l'acqua, la lasciamo seccare e per la terza volta non la metteremo più dentro nel latte. Ma cosa facciamo per aromatizzare le nostre torte? Prendiamo queste bacche qua, le mettiamo in un macinino da caffè e le riduciamo in polvere. Quando le abbiamo ridotte in polvere, o utilizziamo la polvere della nostra bacca di vaniglia o altrimenti la mischiamo assieme allo zucchero semolato e facciamo lo zucchero vanigliato. Ecco perché possiamo riutilizzare la nostra bacca di vaniglia più volte e abbassiamo naturalmente i costi, perché se la usassimo una volta sola ci costerebbe di più che se la possiamo usare 2, 3, anche 4 volte. Capite? Vi ringrazio cari amici. Dopo questa spiegazione ricordatevi, se avete dei dubbi scrivetemi nei commenti, iscrivetevi al canale se vi è piaciuto il video e cari amici, ciao, alla prossima!